Bene, oggi parleremo dell'utilizzo dei farmaci antidepressivi nella pratica clinica nell'ambito della depressione bipolare. Perché affrontare questo tema? Beh, è un tema fondamentale, è uno dei temi più controversi all'interno della disciplina psichiatria e poi però esiste un'altra motivazione e l'altra motivazione è essenzialmente legata alle storie di sofferenza innumerevoli, le più disparate dei nostri malati le quali eh, si riferiscono a eh, pazienti affetti da depressione bipolare i quali necessitano dell'utilizzo in determinate fasi della loro malattia di molecole che siano sufficientemente stimolanti, ma al tempo stesso possono eh, avere tutta una serie di eh, problematiche di criticità legate all'utilizzo molto controverso di queste molecole. E allora, in primis, dobbiamo definire che cosa si intenda per depressione bipolare. Abbiamo a che fare con un'entità clinica assai sfuggente e assai eterogenea. E il primo a definire senz'altro questa complessa eh, patologia. Uh, fu uh, Jad, uh, Lewis Jad, il quale su due lavori che rappresentano effettivamente delle pietre miliari in questo senso nella letteratura corrente, definì chiaramente come la mania e l'ipomania fossero se, eh, le firme di riconoscimento del disturbo bipolare di tipo 1 e del disturbo bipolare di tipo 2, ma come essenzialmente la fase depressiva rappresentasse la manifestazione più frequente della stessa malattia. e eh, Questi due lavori, eh, pubblicati sull'allora Archives of General Psychiatry, attualmente JAMA Psychiatry, nel 2002 e nel 2003, hanno, mostrano in maniera indelebile come effettivamente la depressione rappresenti la fase decisamente più frequente nell'ambito di questa patologia. E questo era stato notato già da Emil Krepelin, il quale eh, riuscì in qualche modo nelle sue ripetute e minuziose osservazioni nella pratica clinica a notare come fosse proprio la fase depressiva, quella con la quale si presentavano prevalentemente i malati in regime di ricovero nell'ambito del, degli ambienti psichiatrici e come quindi fosse come questa fosse effettivamente eh, il primo movements della malattia da affrontare e eh, con la quale avere a che fare dal punto di vista clinico cercando delle valide strategie di tipo terapeutico. E allora la manifestazione depressiva è senz'altro quella più frequente, molto bene, quindi un paziente affetto da disturbo bipolare molto più frequentemente manifesta depressione, però attenzione perché da un punto di vista epidemiologico è molto più frequente eh, la depressione di tipo unipolare della depressione di tipo bipolare. Ecco le cifre, da un punto di vista i numeri parlano chiaramente da un punto di vista epidemiologico e eh, quindi dal punto eh, essenzialmente può essere molto complesso andare a effettuare una diagnosi differenziale, tenuto conto del fatto che molto spesso il malato che presenti una depressione di tipo bipolare o una depressione di tipo bipolare non mostra delle caratteristiche distintive assolutamente affidabili e quindi il problema potrebbe essere quello di una diagnosi ritardata della depressione di tipo bipolare. Ci sono in vero, degli aspetti che possono distinguere i due tipi di depressione. Ad esempio, la depressione di tipo bipolare esordisce più precocemente. La depressione di tipo bipolare si associa con un esordio più frequentemente nel periodo postpartum. Oggi noi sappiamo che il DSM V fa riferimento al periodo peripartum per quanto riguarda. La vecchia e sostituisce la vecchia definizione di postpartum, il peripartum include non solo il postpartum ma anche lo stesso periodo della gravidanza. L'insorgenza più rapida della depressione bipolare è un altro tratto distintivo rispetto a quella unipolare. I sintomi di natura più atipica e ancora i sintomi spesso di tipo psicotico eh, associati a una maggiore e più frequente comorbidità psichiatrica e ancora la struttura temperamentale di tipo ciclotimico e ipertimico che si trova molto più frequentemente nell'ambito dei malati che sviluppano una depressione bipolare piuttosto che non unipolare la maggiore e più elevata ricorrenza e la più frequente familiarità. Questi sono tutti indicatori clinici fondamentali da tener ben presente che ci possono orientare nell'ambito di quella che può essere una diagnosi differenziale. Attenzione perché, da vecchi lavori in letteratura, citiamo ad esempio quello di Elian Touche del 1998, comprendiamo quanto sia difficile andare a identificare nella storia clinica del malato l'ipomania, i periodi di TIP caratterizzati da un'elevazione ipomaniacale del tono dell'umore. E qui le cose cambiano molto a seconda dei criteri diagnostici che andiamo a utilizzare. I criteri del DSM4 permettono di identificare un sottogruppo ristretto di malati. Utilizzando ad esempio dei criteri più ampi, noi abbiamo eh, sicuramente un aumentare del numero dei casi che vengono diagnosticati come disturbo bipolare di tipo 2 e quindi questo ci dice chiaramente che l'ipomania molto spesso sfugge alla rilevazione del clinico e questo è un aspetto fondamentale perché non, fare, non porre sufficiente attenzione alla identificazione dell'ipomania significa molto spesso ritardare la diagnosi del disturbo bipolare nel tempo e questo non può che avere sicuramente delle conseguenze molto spesso disastrose nell'ambito della gestione clinica complessiva del malato. Ed ecco questo è un altro dato che noi conosciamo bene, ormai sappiamo dalla letteratura che il ritardo diagnostico medio nell'ambito del disturbo bipolare è di circa 10 anni. Ma attenzione perché ci sono delle forme di disturbo bipolare con manifestazioni sintomatologiche più atipiche che possono soffrire di oltre 10 anni di ritardo diagnostico, arriviamo fino a 12-13 anni per alcune forme di disturbo bipolare di tipo 2 o forme di disturbo bipolare non altrimenti specificato. E questo dato è stato ampiamente convalidato da celebri studi su amplissime casistiche portate avanti negli Stati Uniti. Ad esempio Robert Hirschfeld su Journal of Clinical Psychiatry nel 2003 fece chiaramente vedere su una casistica di oltre 80.000 soggetti, 85.000 soggetti, come effettivamente la diagnosi corretta della malattia bipolare fosse posta soltanto in due casi su dieci. Quindi appena il 19% di questa casistica che risultava effettivamente affetta da disturbo bipolare aveva ricevuto in precedenza tale diagnosi. In 8 casi su 10, esattamente, almeno in, in 3 casi su 10, la diagnosi che era stata posta era quella di depressione unipolare e in maniera ancora più allarmante, in, in, negli, negli ulteriori 5 casi, ultimi 5 casi su 10, Effettivamente la diagnosi che era stata posta non riguardava né la depressione unipolare né la depressione bipolare. Quindi questo ci dice chiaramente quanto effettivamente il problema della eh, errata diagnosi, della diagnosi inappropriata in ambito clinico debba essere considerato assolutamente centrale e nella maggior parte dei casi, almeno in un 65-70% dei casi, la diagnosi inappropriata di disturbo bipolare ha a che fare con la diagnosi de di depressione unipolare. Quindi nella maggior parte dei casi questi malati, in realtà affetti da forme di tipo bipolare, vengono diagnosticati erroneamente come malati unipolari. E attenzione perché il ritardo nell'utilizzazione di una congrua terapia di tipo stabilizzante, il tono dell'umore, si associa con tutta una serie di outcome negativi da un punto di vista clinico, in particolar modo con una modificazione della traiettoria della malattia in senso più aggressivo, con una maggiore tendenza al suicidio, ai comportamenti suicidari, autolesivi e suicidari con una maggiore eh, più frequenza di ospedalizzazioni e ancora con un impairment più significativo dal punto di vista del funzionamento del malato. Tutto questo solo e soltanto perché ritardiamo l'utilizzazione delle terapie mood stabilizers a, a, a discapito, eh, eh, avendo posto una diagnosi eh, diciamo poco corretta. Ed è ad esempio Robert Post in una delle sue... Ultimissime pubblicazioni su JAMA, vedete, fa chiaramente riferimento a come ci siano eh, molti aspetti che possono contribuire nel ritardo diagnostico della eh, malattia eh, maniaco depressiva. Uno di questi aspetti fondamentali, secondo Post, è sicuramente lo stigma che oggi noi sappiamo essere ubiquitario nell'ambito eh, della psichiatria e della salute mentale in generale e che rappresenta senz'altro un ostacolo fondamentale eh, nel porre la corretta diagnosi. Eh, dice Robert Post, eh, attenzione, molto spesso può sembrare inappropriato e fuorviante il paragone, il confronto tra i disturbi dell'umore e il cancro. Ebbene, i disturbi dell'umore debbono essere affrontati e trattati esattamente come il cancro. La diagnosi precoce è fondamentale, nel momento in cui noi ritardiamo la diagnosi non, eh, non facciamo altro che facilitare la neuroprogressione di queste forme verso forme più complesse e non facciamo altro che aumentare la probabilità che si sviluppino malattie di tipo neurodegenerativo, concetto fondamentale che si sta sempre più afformando nella pratica clinica. E noi lo abbiamo messo in evidenza nel 2020 su Brain Sciences dove eh, attraverso questa review critica della letteratura abbiamo esattamente ripreso questo tema eh, facendo sottolineando effettivamente come nel disturbo bipolare all'aumentare del numero degli episodi nel tempo aumenti anche la probabilità di sviluppare eh, in senso neuroprogressivo una maggiore e preponderante neurodegenerazione in questi malati